un ricordo doveroso e sentito a Giancarlo Fiano. Sì, sono passati 35 anni, ma non è sbiadito il ricordo, anzi. Questi anni abbiamo visto crescere la memoria, il ricordo, la storia. Una storia semplice ma anche eroica. Un giornalista di 26 anni, precario, mal pagato, coraggioso, libero, curioso, con la macchina da scrivere, il taccuino, la penna, la Meari. Precario. Raccontava, l'ho detto, raccontava gli intrecci tra camorra e politica. Sicuramente l'avrà accompagnato anche della retorica in questi anni, di chi magari poteva fare di più nell'85 invece ha contribuito ad isolarlo. Erano anni in cui c'erano coloro i quali all'interno del giornalismo e delle istituzioni si schieravano contro la camorra e chi invece faceva finta di non vedere o colludeva o silenziava. Queste storie sono fondamentali per la democrazia e lo sono oggi, in cui le mafie, con forme diverse rispetto all'85, continuano a occupare e a inquinare spazi rilevanti della democrazia del nostro paese.